Buonasera. Buonasera. Che bello vedervi. Come laico sono l'ultimo testimone di Padre Pio di Venti, colui che ha vissuto 15 anni accanto a Padre Pio. In un momento cosa posso dire? Con le sue parole. Quando un giorno mi disse, figlio mio, le persone a cui parlerai di me e mi accoglieranno, entreranno nel mio cuore e li resteranno per tutta l'eternità. Io sto parlando a voi. Le mie povere parole rispetto in fondo a questo mistero divino sono povera cosa. Dipende da voi accoglierlo o non accoglierlo. Come ha detto prima il Padre, accogliere significa essere testimoni nella vita di tutti i giorni di un Cristo che vive in noi attraverso quella scintilla divina. O come dice Einstein, noi siamo una piccola parte dell'immensità dell'universo. Allora io mi sono divertito a scrivere tutte le frasi che mette Padre Pio in 15 anni. Ecco, con questo chiudo. Pochi mesi prima che morisse, a tema di una confessione, mi dice, figlio mio, l'amore che ho messo nel tuo cuore torna al cruppio vicino, perché in esso è il significato della vita. Qui c'è tutto, santo Padre. L'amore di Dio ha messo l'amore verso il prossimo. Io sono ripartendo per la Sicilia, dove sono andato in Firenze, con lo stesso spirito. Un gruppo di preghiere, sapete quanti libri mi ha ordinato? 100 libri. E quelli che avevano in Italia Cuccini, sono venuto trovando per l'uso che ha detto a Padre Gian Maria. E questo per me è un motivo di soddisfazione. Allora io questa sera, con queste parole di Padre Pio, voglio salutarvi, augurandovi idealmente di portare i vostri cuori l'amore di Padre Pio, il quale disse, non entrerò nel paradiso se non entrerò tutti i miei figli. E se sono l'ultimo, aspettasse un altro po'.